Primo giorno per le matricole dell'Università degli Studi di Teramo. Magnifico, lei oggi ha portato un saluto un po' a tutti. Sì, un saluto a tutti i ragazzi e le ragazze che si sono iscritti al primo anno in tutti i corsi di laurea, ma penso che sia importante che il rettore abbia un contatto diretto, come sto cercando di fare fin dal primo giorno, perché questa università si distingue anche per l'attenzione per gli studenti, e ho ribadito loro che la mia porta è sempre aperta, soprattutto per gli studenti. Quindi poi mi sono complimentato per aver scelto l'università migliore del mondo, che è l'Università degli Studi di Teramo. Ecco, a proposito, qual è il dato sulle nuove iscrizioni? Allora, quest'anno c'è un trend positivo, non dico molto positivo per scaramanzia, ma positivo e addirittura simile a 3 anni fa, quando abbiamo avuto un picco. Quindi le premesse sono buone, nonostante tutte le problematiche che anche la nostra regione sta vivendo. Parlo della diminuzione del numero di studenti nelle scuole superiori, quindi il calo demografico. Soprattutto però io penso che, puntando sulla qualità dei percorsi formativi, poi si riesce ad attirare studenti. Ricordiamo sempre che l'Italia è penultima in Europa come numero di laureati, e i laureati sono fondamentali per fare innovazione e per far crescere il nostro paese.